collaudo RL1 Berlele. L'acqua mi ha chiesto una carpa come collaudo, per ora è arrivato il papagnone, vediamo poi in seguito cosa succede. L'acqua è molto velata, non posso pescare a vista e quindi comunque la possibilità di prendere c'è lo stesso, si vede, no? Basta sapere dove lanciare. Proprio perché c'è l'acqua un po' velata e non so cosa si può attaccare, ho messo su uno 0,22, testina da 1,8. Ciao bello! Vediamo se arriva altro oppure no. Cos'è che dicevamo l'altra volta? Anche in un ponte sperduto come questo, in mezzo al nulla, sotto qualcosa c'è sempre. Ostia! Non so ancora cosa sia. Non l'ho capito, però sto pescando sottile. Ah, un papagnone! E vabbè. Niente, solo papagnoni per la canna di Lele oggi. Non ero mai venuto fin qua, per la verità anche in questo fosso, questo tratto, per la verità questo fosso lo conosco, però questo tratto non l'avevo mai battuto. Oggi ho lasciato la macchina e ne ho fatto un pezzettino, non è che abbia visto molto, però da lontano ho intravisto questo ponticello, ho detto vado a provare. Oh, saranno 500 metri che non vedo un pesce. L'unico che c'è è qui sotto. E che papagnone! Cardinal 3, nylon 18, telegomming RL1. Ho cambiato filo perché mi ero... Wow! Ne valsa la pena fare un po' di strada, eh? Ciao bellissimo. Grazie. Per la verità quando mi sono avvicinato non ci credevo neanche più di tanto, perché il ponte non è neanche tanto largo, è in mezzo al nulla, non c'è neanche tantissima acqua sotto, però vale sempre la pena fare un po' di strada per tentare sotto un ponte. Ciao ragazzi e ciao Lele.